People ask me why I never find a place to stop and settle down, down, down. Il progetto di Born to Be Alive nasce che non doveva essere Born to Be Alive, teoricamente. Nella prima riunione per la lettura del copione, io portai delle musiche a Paolo. Dovevano essere montate su un momento difficile di tutti i personaggi, un momento drammatico, tra virgolette, del film. A Paolo piacque, ma ci sembrava entrambi fosse un po' troppo forte. E io decisi di riscrivere e feci una cover di Born to Be Alive, il famoso pezzo di Patrick Hernandez degli anni 70-80. Abbiamo scelto di fare una cover perché la parte più intensa, il testo che viene cantato senza strumenti sotto, è molto indicativo della scena che stiamo guardando. It's Good to Be Alive, che è una parte della canzone, dice: siamo vivi, siamo nati per sentirci vivi ed è bello essere vivi. È in un momento in cui tutti i personaggi hanno un momento di crisi, un momento di involuzione del proprio personaggio. Yes, we were born. Su quel tipo di testo, non su quella musica come era in origine, ma con questa musica nuova, quella scena lì prendeva molta, molta forza. Sostanzialmente il pezzo è stato costruito a casa, l'ho fatto in modo molto casalingo. Avevo in mente come avrei destrutturato il ritmo del pezzo, che sarebbe stato con quelle sincopi, con quel tipo di ritmo. Avevo in mente già quanti strumenti volevo usare, dovevano esserci degli archi, dovevano esserci tutta una serie di cose, e poi pian pianino ho incominciato a montarlo, e quando a casa ho finito tutta il demo base, poi siamo andati in studio e abbiamo lavorato sui dettagli. Facciamo un altro giro intanto. Prendi tutto e poi vediamo. Il lavoro in studio è stato principalmente rifare la voce, ho ricantato il pezzo e ho arrangiato gli archi, perché era molto importante avere gli archi veri, in cui si sentisse l'emozione, l'intensità, lo sfiorare dell'archetto sulla corda rispetto all'arco e il violino sintetizzato che avevo fatto a casa. Io, oltre alla chitarra che fa praticamente da melodia base ed armonia, suono percussioni, alcune virgole così di pianoforte che ci sono, non si sentono, ma ci sono, insomma, tutto quello che è strumentale oltre alla chitarra e gli archi sono suonati da me. Più incisiva? Ok. Sì. Più stronzo. Così si dice. Lui dice così. La cosa più divertente, pensando anche adesso, siamo in studio quindi stiamo lavorando bene, pensare a come è nata la prima parte melodica. La mia immagine è di un uomo di 40 anni distrutto di notte in una stanza che non è fatta in casa mia per avere non è uno spazio di uno studio di registrazione, ma è una stanza di casa normale in cui c'era la tastiera, la chitarra, tutti i congegni, interfaccia per arrivare al computer, pieno di fili, tutta la casa, tutti che dormivano, io che suonavo questa cosa qua da solo con tutte le porte chiuse. A ripensarci mi fa sorridere, mi emoziona anche. Pensavo che foste quelli che la fanno tutta giusta, invece no. Allora, le prime quattro, l'intenzione delle prime quattro è giustissima. Dopo tanti anni di studio avevo interrotto non solo lo studio dello strumento, ma lo studio della musica in generale. Invece di buttarmi anche su un'esperienza come quella compositiva, è bello, ma può essere anche complicato, insomma, comporre, dividere in tanti strumenti. Fare questo tipo di esperienza mi ha fatto venire voglia di farne altre. Ragazzi, proprio l'ultimo, mi sono scappato, praticamente me lo sono fatto addosso dall'intensità. Yes, we were born. Ringrazio Paolo e
Marco e il produttore che hanno creduto in questo pezzo, gli è piaciuto e mi hanno sostenuto e mi hanno fatto venire voglia di dire ma adesso mi piacerebbe fare questo, insomma. Come le faccio a tirare ancora una volta con la voce sotto? Ok. Sopra? Sotto? Sotto sopra. Sotto sopra? Quant'è Pignolo da 1 a 10? Mi sto guardando male. 5. Yes, we were born. Born.